Brescia-Pistoia, orario di pranzo, che farà Brescia? Vince Brescia. Siamo occasionali, non ce ne, almeno io non me ne intendo. Risponda lui. Già stando abbastanza bene, però spero possa migliorare ancora. Sì. Siamo più forti e i tifosi più caldi. Il tifo, il campo e energia. Noi qua diamo molto supporto alla squadra. Subito la palla sotto per Kane, che prova a costruirsi il tiro, ancora per Brianza che finta la tripla, scarica per Kane, l'appoggio al vetro, alza la parabola e con l'aiuto del ferro, troppo facile per Brescia. Allora immediato time out di coach Michele Carrea. Vai muovere quei pannolone, frustali, vai! La palla sotto per Justin Johnson. Stavolta arriva il canestro dall'altra parte. Brescia con Vitali che gioca un altro pick and roll, si apre la strada per Kane. Sveglia! Blocco di Justin Johnson, gioco a due fra di loro, la tripla è avversaria. Intanto Johnson da tre punti, ancora a bersaglio. Vai! Vai! Luca Vitali spara da tre punti. Può sfruttare il mismatch, poi sceglie di andare fuori da Zerini. Vedremo se stavolta la formichina riuscirà a fare qualcosa. Aristide Landi, Salumu ad attaccare il ferro con una zingarata, poi Widol, correzione aerea. Terrampito, due secondi, la tripla da lontanissimo, la mette! È un gran siluro! 8 a 19 dopo 10 minuti di partita. Ma dico, questa guerra la vogliamo fare o non la vogliamo fare? Landi sotto per Della Rosa, che ha un'autostrada. Grande fatica, ma difendendo meglio. Intanto la tripla di Salumu a segno. Ancora un isolamento giocato dal giocatore biancorosso, che va Widol fino in fondo, alza la parabola. Bravissimo! Dall'altra parte Lansdowne da tre punti, lui segna. C'è Jean Salumu che si prende la tripla, la segna. Ancora Luca Vitali che si alza dalla media. Su di lui Brian Sacchetti a Bass. Pitui fa lo slalom gigante, segna anche stavolta, conduce la Leonessa Brescia 48 a 39. Forza, diamoci una mossetta! Vitali affrontato da Daudel, che porta via il terzo pallone di questa partita. È solo, può andare in contropiede fino in fondo. Pistoia è tornata con gli occhi della tigre in difesa, poi Pitui si fa soffiare la palla da Abbas. No! Vitali in punta, si alza dalla media, è il suo tiro, lo segna. Vitali, Lansdowne si alza, poi si alza e ancora dalla media. Dai, ancora, ma me vuoi male? Poi Moss, fronteggiato dal belga, che prova a fargli sentire il fisico. E Salumu in contropiede, alza per Justin Johnson che inchioda! Justin Johnson sopra le nuvole. Bravo! Moss si butta dentro, fa saltare Pitway e realizza. Salumu che cerca di attaccare il ferro, arriva il fallo di Kane. E allora dopo 30 minuti è avanti la Leonessa Brescia 62-53 su Pistoia. Vicino. Palla arriva a Bass dall'altra parte, che aspettava da mezz'ora per una tripla. Dall'altra parte Guariglia, serve un gran pallone per la Quintana. Poi si butta dritto per dritto verso il canestro, dormita della difesa di Pistoia. Porca miseria, guardi qua che roba! Pallone, poi si alza da tre punti a bersaglio, Zabian. Justin Johnson raddoppiato, cioè è libero proprio Justin Johnson che segna dalla media. Vai, vai! Proprio Johnson, la palla fuori per Lansdowne che segna. Dodel con la tripla forzatissima, ormai va a segnare anche Silins. Vitali con una gran virata si libera di Daudel e poi segna ancora dalla media. Oh, basta questa storia qua! Visibilmente sfinito, boccheggiante anche lui. Segna però da tre punti. Tutto il palazzetto di Brescia canta contro Pistoia. Il passaggio fuori di Salumu viene intercettato da Lansdowne che inchioda. Vince la Leonessa 86 a 74. Cos'hai detto? Riora Pistoia. Tiene il capo solo per spartire. Purtroppo siamo sempre rimasti lì. Meno 10, meno 8, meno 12. Diciamo almeno si è giocata abbastanza fino alla fine, via, diciamo così. Ma non ci si è fatta. Qui manca il karma.
Potrebbe essere l'assenza di Brent, potrebbe essere una mancanza della squadra in generale. Quando non siamo al completo si vede e manca sempre quel qualcosina. Sì, sarebbe cambiato forse qualcosa sotto canestro, avreste avuto una rotazione in più, ma secondo me oggi a casa era difficile portarlo. In trasferta bisognerebbe cominciare una partita da tanto a vincere. Però comunque si è combattuto con una squadra che è molto più forte di noi. La penso esattamente come lei. Qualche passo in avanti rispetto a Brindisi e ora niente. C'è da vincere le prossime due in casa, per forza. Lazzetto bello caldo, voglia di vincere e lottare fino alla fine. Speriamo di continuare questa serie di vittorie in casa. Siamo già a tre, sperando di arrivare alla quarta e poi compensare alla quinta. Quindi vediamo di riempire Benedetto Palazzetto e facciamo un bel casino, dai. Secondo me è fattibilissimo, quindi dobbiamo lottare, dobbiamo vincerle. Se si vuole sperare di rimanere in Serie A, bisogna vincere. Che ve lo dica a fare?